Ciao a tutti! Ciao! Bentornati in questo nuovo video. Per chi non ci conoscesse, siamo Ramon e Mary. Troverete i nostri Instagram e canale YouTube sotto in descrizione. Oggi faremo un video diverso dal solito, a tema pasticci vari. Abbiamo trovato questo posto dove potete trovare tanti dolci da 1,99€ fino a 3,99€. Allora, molti dolci sono importati dall'America. Ora inizieremo con il salato. Quindi io andrei con questi due, che in realtà sono un po' salati e un po' dolci. Sì, soprattutto questo di qua. Questi qua sono i classici donuts, sono patatine a forma di donuts. Sono al caramello e all'arachide. Invece questi qua sono pretzel ripieni di burro d'arachidi e caramello salato. Iniziamo con... quale vuoi iniziare? Beh, iniziamo con questo. Se sembra Bugs Bunny della Looney Tunes. Vai, apriamo. Che odore? L'odore è classico, quello del peanut butter. Vai. Facciamoli vedere. Prendiamoli in mano. Io me le immaginavo anche un po' più grandi in realtà, eh? Perché in realtà non sono così grandi, vedete? Sono piccoli. Proviamo. Cin cin. Croccante, al punto giusto. Croccante. Sono sapori che... Comunque si sente, arriva prima il sapore del burro d'arachidi. Sì. E poi il retrogusto dolciastro del caramello. Sì, un'ottima combinazione, però vero? Ci sta. Passiamo al prossimo adesso. Cosa proviamo? Mr. Nuts. Guardate questa confezione. Arachidi. Nocciola e mello salato. Ah, che delusione! È una delusione? Il profumo che ne esce fuori dalla busta è top. È buono o no? È top. Wow, quasi che si sente caramello, eh? È bello... una combo perfetta di bontà. È bello forte, bello strong. Arriva prepotente l'odore di caramello. Ah, è una delusione il fatto che siano... No, è io che me le immaginavo già belli lunghi. Ma guarda qui l'immagine, è come sulla confezione. Direi di no. Proviamo. Andiamo all'assaggio. Sembrano dei piccoli crissini. Sono molto forti. Io ne devo provare un altro per decidere. Un altro. Però l'odore è molto forte, ma il gusto è sciopo. Cioè? Cioè tutti questi sapori, quindi burro d'arachidi, nocciola, caramello salato, si confondono e praticamente il sapore è inesistente. Non vengono esaltati i sapori, nessuno spicca più dell'altro. Per me potevano fare di meglio. Potevano fare di meglio, sì. Adesso ci vuole una bevanda. Adesso ci vuole... Sì, smezziamo per togliere bevanda. Questo sapore un po'... Abbiamo trovato questa bevanda della Chupa Chups. Ma non pensavo che Chupa Chups facesse anche le bevande, perché in realtà Chupa Chups fa solo lecca lecca. Da piccoli come voi eravamo sempre con i lecca lecca. Invece adesso c'è sparkling, sì, dovrebbe essere un po' frizzante, frizzantina. Sì. Bubblegum, quindi... Cherry Bubblegum Flavor. Mm-hmm. Proviamo. Vediamo il colore. È rosa. Andiamo all'assaggio. Prost. Super è dolce. Bubblegum. Sì. Bubblegum si sente tutto, eh. Però in realtà lo immaginavo più forte. Sì, il sapore è delicato, però allo stesso tempo ha questo sapore intenso di cherry. Di ciliegia. Un po' finto. È un gusto un po' finto, sì. Beh, io andrei, per continuare sulla scia del burro d'arachidi, andrei con questo. Questi sono famosissimi. Trovato se abbiamo inviato il video, sì. Non mi dire. Cioè, nel senso, fammi vedere un attimo. Sì, sono i famosissimi cioccolatini a burro d'arachidi Reese's, sì. Che si trovano praticamente tutti i telefilm americani. Sì, li abbiamo trovati in questo negozietto e... mi sa che questo non lo saltiamo, vediamo un po'. Cosa sono? Tazzine, quindi cups. Peanut butter. Aspetta. Purtroppo questo... Decidiamo di non provarlo perché... ha dei puntini strani. Sembra tipo... ha dei puntini strani e sembra tipo malato. Allora, per chi amante come me dei dischi volanti, ci sono i Flying Saucers, che sono queste specie di frisbee
l'ostia della chiesa e andiamo all'assaggio. Sono di due colori. Ci sono quelli più scuri leggermente e quelli un po' più chiari. Quale prendi? Non so più. Ora io prendo questo qua. Facciamoli vedere la forma. Allora, l'odore no. Ah, eccoli qua, i dischi, i Flying Saucers. Five little men in a flying saucer. Però l'odore non mi ispira. No. No, l'odore è veramente strano. Ma sai perché l'odore è così? Sono alla cola. Sì, ma non sa di cola. Comunque, proviamo anche questi. Sembra di mangiare... Prizzica. Prizzica. All'inizio sembrava di mangiare veramente un'ossa, soprattutto questi bianchi. La consistenza è allora, un po' più spessa. Quando però... si mastica è buono, perché diventa una caramella... Aribo, frizzante alla Coca-Cola, ma appena lo mangi no. Ma mangi, vorresti... Totale mille esatto. Però io devo provare quello scuro, tu prendere quello bianco. Beh, sono uguali. Sì, vediamo se cambia qualcosa. L'ostia è diversa però. Sì. Quella è più grossolana, questa è più fine. Sì, è un po' più spessa questa. Non noto questa differenza. No, sono uguali praticamente. Sono praticamente uguali. Ma un consiglio, se li trovate anche in Italia, è di non fare come me e quindi di morderli in due parti, ma di mangiarlo tutto insieme. Come ho fatto io. Esatto. Forse è meglio. Perché mordendolo in parte, no. Beh, che dire. Vabbè. Ci aspettavamo... Next. Qualcosa di meglio. Rimangono questa valanga di dolci. Io proverei questo. Ok. Biscotti di caramello e nocciola. Nocciola, Obsession. Obsession, però sono cookies queste qua. E speriamo di... Vediamo se sono come li immagino oppure no. Di non trovare sorprese tipo... Come quelle di prima, perché Bottino. È stato... Vediamo un po', sono curioso. Questi già... Questi non si vedono. Sono più scuri dell'immagine, se le confrontate. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Andiamo all'assaggio. Per me non ci siamo. La confezione sembra tutto molto, molto succoso, ma molto morbido anche. Morbido. Questo è una mattonella. Invece a masticare è veramente pesante. La puoi buttare al muro e si sfonda. Fai un buco nel muro. È pesante comunque. Devi rifare. Dentista? Devi chiamare subito il dentista dopo. No. Cioè, nel senso, al gusto sono buoni, però sono. A livello di consistenza sono veramente duri. No. Anche il cioccolato non è dei migliori. No, non è dei migliori, no. Vabbè, anche questo è andato. Cosa abbiamo qua? Possiamo vedere. Oh, no. Questa è una limonata, dovrebbe, sì. Dovrebbe per gusto tropicale. Ecco. Anche questo è rosa. Per me l'odore è buonissimo. Wow. Arriva subito il cocco. E dopo arriva il tropicale. Si sente molto di più il cocco. Al gusto arriva prima il cocco. Sì. Allora, è strano perché quando lo sentite così all'olfatto sembra di sentire gusti tropicali, no? E non ti immagineresti il cocco. In realtà quando lo si beve... Arriva quasi solo il cocco. Arriva solo il cocco. Dolce. Molto dolce, però è buono. Sì, dai. Questo sì, questo è molto buono. Eccoci. Beh, siamo arrivati alla fine, quasi alla fine. Quasi alla fine. Questi al caramello lasciamoli per ultimi. Sì, quelli secondo me sì. Ho provato quasi tutto il caramello. Cookies and cream. Abbiamo il brownie. Sì, okay. Quindi andiamo sul brownie. La confezione, eccola qua. Sono dei cookies con gusto brownie. Cioccolato bianco. Una brutta copia. No? È una brutta copia. Mi aspettavo di meglio anche questa volta qua. Sì, forse sì. Questo. Sono molto scuri. Cioè, non sono... Non sono così invitanti come quelli sulla confezione. Invitanti come quelli della confezione, no. Sì. Vabbè. Beh, dai, comunque, proviamo. Eccoli qua, non sono nulla di che dall'aspetto. Aspettavamo anche più mandorle, cioccolato bianco soprattutto. Qui e qua no. Sì, ma soprattutto cioccolato bianco. Infatti il cioccolato bianco dov'è? Io non ne vedo. Vediamo, l'hanno nascosto da qualche parte forse. L'hanno dimenticato in azienda. In azienda. In fabbrica. Proviamo. A dirti la verità, preferivo gli altri. Preferivo le Obsession. Io ne sono di due. Cioè, tra questa e Obsession è meglio l'Obsession. Questa a me non piace tanto.
devo essere onesto. Cioè, se proprio devo... No, 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 ragazzi, questi qua bocciati. Non è... Andiamo a questo. Questi sono cookies alla crema. Sì. Comunque tutta roba americana. Uè. Dai, ragazzi, 4. Oh, 4 contati. 4. Non di più, si sono sprecati questa volta. Cioè, non è che ne hanno nascosto qualcuno dentro. E ricoperti con vaniglia. Facciamo vedere sempre. Questi forse sono quelli più simili all'immagine che vediamo qua sopra. Anche se il bianco che mi aspettavo non è il bianco che c'è qua, eh. Più grandi in realtà. Sì, sono anche più grandi. Ci fregano sempre su ste cose. Ok. Andiamo. Ci siamo, ragazzi. Sulla giusta via, eh. La vaniglia, si sente il cioccolato bianco, quindi questo ho provato. Molto buono, eh? Mm-hmm. Passiamo all'ultimo. Cookies caramello salato. Quanto è grande? Scusate, cos'è? Ragazzi, una goccia di cioccolato? Che è uscito male. Ma questo è uscito male. Allora, sembrano più morbidi di quelli al brownie. Eccoli qua. Sono questi, ragazzi. E sono più morbidi, vero? Sì, sì, sono più morbidi. Sì. Dai, andiamo. L'ultimo assaggio. L'ultimo assaggio. Me l'aspettavo completamente diverso. Senso che al morso io mi immaginavo una colata di questo tipo qua. Colata. Invece è un deserto del Invece Sahara. Non c'è praticamente nulla. Semplicemente pasta frolla con delle gocce di cioccolato. Comunque è passabile rispetto al primo che abbiamo provato. Mm-hmm. Questo 8. Sì, questo è un 8 perché è veramente buono. Mm-hmm. Veramente. Poi un 6 e mezzo. Non perché abbastanza. Non si è impegnato abbastanza, sorpassato la sufficienza, però si è fermato. Cioè al brownie e qui è un 4 perché non è per niente buono, quindi non ve lo consigliamo questo qua. Che voto gli diamo alle ossessioni? Un 4 come i cookie al brownie. Questo gli do 5 perché è leggermente superiore al cookies al brownie, ma non spicca come gli altri. Tra questi tre io a questi do 5. Ok. E qua li dormono un 7. Stavo pensando anch'io, sì. Questi non sono male. Non sono male, no. E i flying saucer, ragazzi, 5 e mezzo. Questo è un 5 e mezzo, perché guarda invece le due bevande. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Sono molto simili. Allora, sia a livello di colore, sì. Chupa Chups è più delicata, però risaliva il sapore del chewing gum. No, quindi io gli darei un 6, passa alla sufficienza perché comunque è un prodotto che non si trova tutti i giorni. Preferisco il più delicato di quella e gli do un 6 e mezzo. Andiamo alla conclusione di questo video. Fateci sapere la vostra. Scriveteci sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video. E anche se in Italia ci sono riuscite a trovare questi prodotti o meno. Magari si trovano anche cose simili, eh? Sì. Se volete altri video di questo tipo o altri in generale, fateci sapere. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! A presto!